ce la possiamo fare o non ce la possiamo fare? Non ce la possiamo fare, ma dai, ce la possiamo fare. Parliamo di agenda digitale, di digitalizzazione e del lavoro del futuro. Lo Skills Outlook dell'OCSE, rilasciato un po' di giorni fa, è abbastanza lapidario. La popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia nella vita sociale che sul posto di lavoro. In pratica, non siamo capaci di usare i computer, internet e le tecnologie digitali. Magari fosse solo così. Il 36% degli italiani è in grado di utilizzare internet in maniera complessa e diversificata. Solo il 36% degli italiani. È la percentuale più bassa tra i paesi OCSE. Un altro numero: solo un italiano su 5 tra i 16 e i 65 anni possiede un buon livello di alfabetizzazione e capacità di calcolo. E il terzo peggior risultato tra i paesi esaminati. Pensiamo agli anziani. Quelli con scarse capacità cognitive e digitali sono un terzo del totale in Italia, mentre la media OCSE è del 17%. E in Norvegia si arriva a quote bassissime, meno del 5%. Questo per dire che non è sempre comunque colpa dei giovani, eh? In ogni caso i motivi sono legati alla nostra formazione e al lavoro che facciamo. In che senso? I lavoratori più esposti al rischio automazione e i lavoratori poco qualificati partecipano meno ad attività di formazione se confrontati con quelli altamente qualificati o con un basso rischio di automazione. La formazione continua viene erogata al 20% dei lavoratori ad alto rischio. Peggio di noi, solo la Grecia. Secondo gli esperti, il 13,8% dei lavoratori sarebbe impiegato in occupazioni ad alto rischio di automazione. Solo il 30% degli adulti ha ricevuto formazione negli ultimi 12 mesi, contro una media OCSE del 42%. Anche sul fronte degli insegnanti la situazione non è rosea. 3 insegnanti su 4 ammettono di aver bisogno di ulteriore formazione nell'utilizzo autonomo della tecnologia. Ma scusa, i giovani? Niente di buono. In Italia la forbice si allarga fra gli studenti che sanno utilizzare bene internet e chi invece si sente in difficoltà davanti a questo strumento. Abbiamo una delle percentuali più basse dell'area OCSE.